Buongiorno mondo, sì, sono partito per l'ennesima volta. Altro viaggio lungo, chi mi segue su Instagram sa benissimo dove sto andando, ma a voi lo racconto dopo perché sono già in ritardo e devo prima passare a casa di mio fratello a lasciargli un po' di cose e poi parto ufficialmente. Quindi a dopo. Ok, visto che sono nel nulla delle campagne vercellesi, delle risaie tra Pezzana e Caresana, provo a farvi un piccolo riassunto, una piccola spiegazione di questo nuovo cicloviaggio. Questo cicloviaggio l'avevo programmato per l'estate scorsa, quando poi l'ho messo nel cassetto per intraprendere quello che poi ho fatto insieme a mio fratello in Europa, Germania, Austria e giù di lì. In questi giorni avevo un po' di pensieri e l'unico modo che ho ultimamente per sciogliere e scacciare i miei pensieri è saltare in bicicletta e pedalare. E i soliti giri che faccio da 50, 60, 70 km intorno a casa non bastavano più e quindi mi sono detto: e perché non tirar fuori dal cassetto quel progetto dell'anno scorso e fare, al posto che i soliti 50, 60, 70 km al giorno, non farmene 2300 e arrivare fino a Palermo? Sì, perché allora il progetto è di arrivare comunque a Reggio Calabria, facendo le ciclovie più importanti lungo la mia strada, ovvero la Voghera Varzi, la Greenway Voghera Varzi. Poi andare a fare la ciclovia del Sole, la ciclovia Food Valley dell'Emilia e la ciclovia dei Trabocchi e poi anche la ciclovia dei Parchi di Calabria. Solo che poi mi sono detto: ma una volta che sono a Reggio Calabria passo a salutare i miei amici, magari faccio un salto anche fino a Condofuri, mi allungo fino a Condofuri a vedere i posti dove ho passato un sacco di estati e poi niente, prendo un traghettino, me ne vado in Sicilia per arrivare almeno fino a Palermo per poter tornare poi a casa col traghetto, sì, perché non mi faccio anche il ritorno pedalando, credo. E quindi da Palermo credo sia il punto più semplice per prendere un traghetto e tornare a Genova. Questo è il progetto. Chi mi segue su Instagram sa già se è andato a buon fine, se non è andato a buon fine. Gli altri di voi lo scopriranno qua guardando i video su YouTube, perché come sapete non edito mentre viaggio come fa Omar, ma faccio tutte le clip e poi una volta tornata a casa faccio tutti i miei editing del caso, quindi non vi resta che seguirmi. Ciao ragazzi, a dopo. Regione e prima provincia superate in questo viaggio dopo soli 20 km, però volevo farvelo sapere, ma meglio che poso la camera, non c'è tanto traffico ma ci sono camion e siamo in Lomellina. Siamo a ragazzi, mi è stato detto di stare attento quando arrivo al sud perché le strade spesso hanno l'asfalto molto rovinato. Adesso sono a Semiana Lomellina, quindi pieno Lombardia, guardate un po'.
guardate qua la strada com'è. Non mi sembra che qui l'asfalto sia ottimo, anzi, che fatica. Si pedala, ragazzi, si pedala. Freddura su questo paese qua ve l'avevo già fatta, quindi andatevi a recuperare il video, questa volta ve lo risparmio. Si parlava di Asterix e Obelix, vi dico solo questo. Buona giornata. Tra l'altro, ragazzi, questi mi sembrano proprio colpi di fucile, eh? Qua, lì, là sopra e anche qua sul muro, guardate qua. Qui sparano, altro che Asterix e Obelix. Bene, 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 i primi 62 km pedalati, sono ormai quasi a Voghera, mi sono finalmente fermato per la pausa uovo sodo e sandwich, pausa pranzo, buon appetito a tutti. Vanno come i matti, pausa pranzo fatta, abbastanza in fretta anche perché... come vedete non c'è un gran sole, non si sta molto bene, la temperatura non è malvagia, ci sono 15 gradi, ma c'è un costante vento freddo. Oggi va così. Spero che sia l'ultimo pezzo su questa provinciale, sono quasi a Voghera e da lì finalmente salto dentro la Greenway Voghera-Varzi. Pedalo e ne vengo fuori. Speriamo che venga fuori anche un po' il sole. Fa solo finta, ma sto vento è massacrante. Ok, come avete visto, a Voghera ci sono arrivato. Adesso non mi resta altro che trovare l'imbocco della Greenway. 5 minutes later. Ed eccolo qua, l'imbocco della Greenway. Ci siamo. Giù di là. Game on, ragazzi, game on. Bella la Greenway, eh? Peccato che come al solito, mia fortuna, il vento che c'era oggi ce l'ho tutto contro, tutto contro. Pedala, Giappino, pedala. Voglio fare ancora un po' di chilometri. Dai, Giappino, dai, pedala. Guardate questo tratto asfaltato di fresco e si viaggia, che è un piacere. E qui c'è anche la testimonianza che era veramente la vecchia ferrovia Voghera-Varzi. Guardate qua, ci sono ancora due pezzi di binari. A dopo. Thank you.
sono le 5, ho fatto 100 km esatti, mi sono infilato in questo boschetto dove c'è un bel sentiero e sto cercando una zona abbastanza pulita dove poter bivaccare e mettere giù la tenda. Qui potrebbe già essere utile questa zona qua, ma faccio ancora due passi lì avanti e vediamo se trovo qualcosa di meglio, se no qui va bene e stop, vi faccio sapere. E invece di questo angolino qua cosa ne dite, eh? Qua posso piazzare la tenda una volta che ho ripulito un po' da tutti quei rami che ci sono in giro. Sono circondato dagli alberi, la ciclovia, la greenway è là sopra, più in alto c'è la strada lontana che neanche mi vedono assolutamente, lì in fondo c'è un fiume. Che ne dite? Per me è l'ottimo, quindi vado a prendere la bici che l'ho abbandonata là in fondo, mi piazzo qua, pulisco e la tenda la monto quando inizia a far buio, ma inizio ad accamparmi in questa zona, eh? A dopo ragazzi! E se non è già... Alla fine ho fatto che montare la tenda, guardate qua, anche se non è il tramonto, ma poco ci manca e comunque sono, come vi ho fatto vedere, in questo boschetto dove nessuno mi vede, nessuno mi trova, e quindi ho preferito montarla perché sta iniziando a far veramente freddo e quindi tra poco mi preparo anche da mangiare e mi infilo in tenda. A dopo per la buonanotte. E questa sera lo chef propone pasta al pomodoro, come quasi tutte le sere di questa settimana, perché questo mi sono portato. Buon appetito a tutti. Ragazzi, fa parecchio freddo, quindi adesso scrivo il post per Instagram, lo pubblico e mi metto a dormire, anche se è prestissimo, così domattina mi sveglio presto, ma da vento tutto il giorno, anche domani raffiche da 25 a 30 km all'ora, quindi mi sa che si faticherà domani. Buonanotte a tutti.